Buongiorno, sono Ambrosi Fabio, direttore e socio fondatore di FSG Photovoltaic Solar Garden SRL con sede a Seriate. La nostra scommessa imprenditoriale era quella di creare tutto un nuovo mercato del fotovoltaico che si staccasse dalle costruzioni relative all'abitazione e creasse proprio architettura con questa tecnologia. La situazione del mercato però ci ha portato a specializzarci sulla progettazione e installazione di impianti su abitazioni, capannoni, insomma su edifici differenti, puntando sull'alta qualità sia del materiale proposto sia di tutte le piccole attenzioni, quindi del rendimento finale d'impianto. Noi siamo quattro soci più un direttore tecnico esterno, che è un ingegnere elettrotecnico che segue appunto le fasi finali della progettazione e collaudo. Sono il più anziano, diciamo, ho 29 anni, quindi direi che l'età media è attorno ai 27-28 anni. La scommessa di competenze è sicuramente vinta, grazie a tutte le soddisfazioni di altre società, tra cui nomi importanti, hanno rivelato nella nostra attività, nel nostro impegno, sia nella realizzazione degli impianti, sia nella richiesta di consulenza da parte di queste società nei nostri tecnici. Quindi dal punto di vista tecnico siamo soddisfattissimi di quello che è stato fatto, dal punto di vista economico c'è ancora molto da crescere, è il periodo per investire e cercare nuovi spazi, nuovi mercati, comunque crederci fino in fondo, perché siamo convinti che superata questa brutta situazione economica ci sarà modo per la nostra società di ottenere eccellenti risultati in ogni ambito. Beh, innanzitutto ringrazio l'incubatore di impresa di Bergamo per le opportunità che ci ha offerto. Oltre al metterci alla prova inizialmente tramite una struttura che ha alleggerito i costi di una società e al momento della nascita, comunque di una costituzione, è un aspetto non trascurabile, ci ha dato l'opportunità soprattutto di conoscere il mondo dell'imprenditoria, conoscere il mondo del mercato appunto libero, quindi dell'attività pura che ogni persona può mettere, e confrontarci anche con altre realtà, altri giovani della nostra età che magari con idee differenti avevano comunque lo stesso principio di fondo, lo stesso sogno di fondo di realizzare un'impresa che funzionasse e avesse dei valori etici da portare avanti. Grazie all'incubatore di imprese infatti c'è stata l'opportunità di condividere problematiche, situazioni che magari le competenze tipiche della nostra società non sarebbero state in grado di colmare, grazie alla consulenza o all'aiuto di altre imprese amiche che si sono create all'interno dell'incubatore, ovviamente ricambiando il favore quando la situazione si presentava per questi nostri amici. Sicuramente l'unione di persone, quindi in questo caso l'unione di persone giuridiche, fa la forza anche in questo caso, quindi un incubatore sicuramente porta forza aggiunta non alla singola impresa, ma proprio come gruppo di imprese che assieme vogliono tenere alto il nome della nostra provincia e della propria attività. Noi siamo stati fortunati, siamo entrati nell'anno in cui c'era un po' il boom di tutte le varie tecnologie rinnovabili, e quindi abbiamo avuto modo di condividere con altre società le idee e le innovazioni che stavano verificandosi nel mondo. È parte importante di chiunque abbia una scommessa da fare con se stessi, la voglia di tenersi sempre aggiornati, di studiare. Ho studiato più da imprenditore che all'università, giusto per sottolineare questa cosa, proprio perché è il desiderio e la passione che uno mette in tutto quello che realizza ogni giorno della sua vita, da quando apre, che permette a un'impresa di crescere sia coi numeri dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista umano e di fiducia che può avere nei confronti del cliente, la competenza che può trasmettere e quindi le varie opportunità che poi gli si presentano lungo il cammino. Bisogna essere audaci, insomma.